Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy e benvenuti in un nuovo video notizie. Parliamo di cose, novità molto interessanti che l'avete già intuito sicuramente dalla thumb e dal titolo. Esatto ragazzi, settimana scorsa sono stati presentati i Ryzen, i nuovi processori con architettura Zen. Anche se dire sono stati presentati fa ridere, perché non sono stati presentati per niente, sono stato fatto vedere un processore che neanche è stato fatto vedere bene. Quindi parliamo un pochettino di quelle che sono state appunto le indiscrezioni uscite fuori che AMD ha voluto concedere alla stampa e a tutto il mondo. Anzitutto sappiamo il nome dei nuovi processori, che non è Zen come si era pensato fino a questo momento, ma è Ryzen. Zen è l'architettura, non i processori si chiameranno proprio Ryzen. E la nuova piattaforma che nuova piattaforma chipset che sosterrà questi processori è la M4. Tanto per progredire in continuazione con le precedenti, ovviamente prima c'era la M3, M3 Plus eccetera eccetera, adesso c'è la M4 che ovviamente include tutte le cose di nuova generazione, quindi NVMe, DDR4, PCI Express 3.0, USB 3.1 di seconda generazione, tutte le cose che abbiamo già visto e vediamo già sui processori Intel. Ma come sono fatti sti processori? Che c'è dentro? Ciccia, vogliamo la ciccia. No, non quella. Dei nuovi processori però si sa già qualche cosina, più che altro di questo nuovo top di gamma che è stato mostrato da AMD, ovvero permetti che è alla pari di quello Intel di fascia top, quindi degli Extreme, non fa parte di quello che è il reparto classico, i 3, i 5, i 7, quindi non è alla portata di tutti. Quel processore lì rimane lì, lo compreranno in 4. Esatto, stiamo parlando comunque appunto di un paragone con una CPU che probabilmente in Italia hanno comprato esattamente in 4. Cioè, al 99% di noi fotte sega di quello lì. Cioè, l'importante è capire come andrà sulla fascia consumer. Esatto. Quindi paragonarlo con il classico i5 che sarà il 7600-7500. I5, i 3, i 7. Esatto. Dicendole alla cazzo di cane. Sappiamo però che le nuove CPU finalmente avranno fino a un massimo di 8 core e 16 thread. Quindi ci sarà l'hyperthreading, anche se, cioè il multithreading, diciamo. Quindi saranno capaci di operare anche in multithreading. E non solo, perché le frequenze per il momento si sanno solo quelle del top di gamma, che non ce ne frega granché, che arriva a 3.4. Ragazzi, una delle nuove tecnologie installate su questi nuovi processori è il Pure Power. Che altro non è che tutto un insieme di sensori che saranno sviluppati all'interno delle nuove CPU e immagino anche all'interno del chipset, della scheda madre, non so per bene come sarà sviluppata questa cosa. Che ci permetterà di non sprecare quello che è l'energia dei processori e valutare quello che sono gli step energetici di cui necessita la nostra CPU. Adesso a questo discorso c'è anche il Precision Boost, che è interessante perché si collega un po' al discorso che abbiamo fatto nel gaming setup sull'overclock, cioè è una sorta di overclock però automatico in base a quello che è la configurazione e le prestazioni. Quindi se le temperature sono basse il processore in automatico si overclockerà di un tot, ovviamente non è che ti spara a 5 GHz da 3-4 così grazie al cazzo, però ci sarà un piccolo boost automatico che è già implementato e si chiama appunto Precision Boost. Esatto, non è stato neanche definito poi se i processori rimangono come quelli vecchi, cioè tutti il moltiplicatore sbloccato ed è dichiarano qual è quello con il moltiplicatore bloccato, o diventano un Intel 2 facendo pagare 100 euro in più e passa quello con moltiplicatore sbloccato. Speriamo di no. Speriamo ovviamente di no, perché questo potrebbe fare la differenza fra l'uno, il successo di l'uno o dell'altra. Altra tecnologia che però non mi dilungherei più di tanto è la rete neurale che AMD ha dichiarato di aver implementato. Rete neurale! Grande rete neurale che in teoria permetterà a questi processori di interfacciare
scontrarsi con quelli che sono i programmi che usiamo di solito e predictare quelli che sono le nostre mosse, le nostre, diciamo, abitudini, diciamo, così da precaricarle in modo da, come il precaricamento di Chrome all'inizio quando è venuto fuori, che mentre scrivevi ti stava caricando già la pagina, una sorta di cache avanzata. Però è una cosa molto fumosa che in realtà bisognerebbe provare sul campo, e noi non vediamo l'ora di farlo, tra le altre cose, per cui tutto ci questo scappa l'investimento sicuro come l'oro. Tutto questo raggruppamento di nuove tecnologie si chiama Sensemai. Mai? Oh mai? Sensemai. Smanfrinate quelle che sono le specifiche, tutto quello che è stato detto in belle parole da AMD. C'è da come dire la Switch, hanno fatto vedere, hanno fatto esattamente. Ma poi hanno detto poco niente, per cui una pre-presentazione che serviva come non serviva, perché oggettivamente hanno fatto vedere che va il 6% in più di un processore mica male Extreme della Intel, che sinceramente fotte sega, consuma un po' meno, che sinceramente beh, bene. Un po' meno, questo è bene, però sul desktop, come detto, non lo rilevi tanto. E diciamo che aspettiamo quelle che sono le prove sul campo per definire le reali potenzialità di questo processore, soprattutto in rapporto qualità-prezzo. Perché, come ripetiamo, se sta sotto la soglia del 20% in Intel, rispetto ai prezzi di Intel, sicuramente sarà un successo allucinante. Infatti aspettiamo proprio di vedere come saranno più che altro la fascia mainstream, anche perché anche le schede madri, perché se ragazzi se cattano del 20% i prezzi dei processori, 20% i prezzi delle schede madri, come era con AMD, è un gran bel risparmio alla fine della fiera, poi i conti iniziano a farsi molto più leggeri per il nostro portafoglio, per cui può essere qualcosa di positivo. Il punto è che per adesso quello che si è visto è niente, perché anche se questo processore top di gamma costasse 200 euro in meno della controparte Intel, sarebbero comunque 900 euro, e chi gliene frega qualcosa di questo processore qua? Nessuno. Quindi, in attesa di ulteriori notizie e informazioni, noi vi incitiamo a scrivere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto cosa sperate anche. Cosa sperate e se state aspettando anche voi per acquistare un processore. Noi sinceramente ve lo consigliamo caldamente. E noi non vediamo l'ora di metterci le mani sopra, veramente. Esatto. Tra le altre cose non l'abbiamo detto, ma in teoria dovrebbero uscire nei primi 3 mesi dell'anno prossimo, quindi non tra moltissimo. Il primo trimestre del 2017. Quindi, fateci sapere se vi è piaciuto il video, se vi piacciono questi processori, se non avete capito niente di quello che abbiamo detto o tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Alla prossima!